Questa stagione influenzale è iniziata molto precocemente con una presenza importante del virus influenzale H3N2 di origine australiana che ha imperversato in agosto nel loro inverno e dalle loro parti ha determinato una stagione influenzale pesante, la peggiore degli ultimi 5 anni. Anche da noi è il virus principalmente isolato, anche se a corollario sono anche altri virus respiratori tipici delle fasi iniziali dell'inverno e una presenza che anche qui ci preoccupa del virus respiratorio sincitiale, ma anche, e lo vediamo, da una quota parte di virus SARS-CoV-2. Questa stagione è particolarmente intensa in termini numerici. La malattia è sempre uguale, cambia il virus e può essere, come in questi casi, più capace di diffondersi. In particolare lo ha cominciato a fare nelle fasce più giovani, da 0 a 4 anni, un po' come sempre ogni anno, e poi sta diffondendo ovviamente nei familiari la malattia. Si tratta di forme classiche, con febbre elevata, con la presenza contemporanea di sintomi respiratori come naso chiuso, naso che cola e sintomi generali come senso di bastonatura e stanchezza. Sicuramente questa variante nuova, ma anche i 2 anni in cui questo virus influenzale non si è fatto quasi vedere, ha lasciato scoperti molti soggetti. I bambini sono in ogni annata i primi a essere coinvolti perché hanno meno risposta immunitaria, un minor bagaglio rispetto a infezioni pregresse. Nel passato, prima del Covid, riconoscevamo la vera influenza per la presenza contemporanea di 3 caratteristiche: un inizio brusco della febbre oltre i 38, la presenza di almeno un sintomo generale, dolori muscolari, articolari, un senso di bastonatura e contemporaneamente sintomi respiratori come naso chiuso, naso che cola. Gli altri virus influenzali, salvo il virus respiratorio sincitiale, che in qualche modo ha una sintomatologia intensa quasi quanto quella dell'influenza, gli altri 260 virus tipici stagionali determinano forme più o meno variegate, con magari solo febbricola, solo un naso chiuso, come per esempio il rinovirus, a volte anche sintomi gastroenterici. Con l'avvento del Covid, purtroppo le cose sono cambiate perché questo virus può determinare tutto il ventaglio di sintomatologia clinica, dei tanti virus respiratori, partendo dalla polmonite interstiziale, che sappiamo ovviamente avere effetti pesantissimi, ha forme assolutamente asintomatiche. Il tampone è l'unica possibilità per fare una cosiddetta diagnosi differenziale rispetto alle altre forme respiratorie. Io credo che, soprattutto se si tratta di persone fragili, di bimbi più piccoli, questa opportunità che oggi abbiamo sia importante per cambiare o modificare l'approccio terapeutico per queste forme che in ogni caso non vanno sottovalutate. Questo insieme di tante manifestazioni respiratorie ci devono far sì che non si abbassi la guardia e soprattutto l'elemento determinante che i soggetti a rischio, le persone più avanti con l'età, si vaccinino, magari addirittura nella stessa seduta, perché si può fare con il vaccino antinfluenzale annuale e la dose di richiamo Covid che suggeriamo in questo momento da comunque eseguire dopo 4-6 mesi da guarigione di malattia pregressa o da ultima dose contro il Covid somministrata.